Riapriamo, dovremmo salutare tra poco un amico che torna a trovarci. Un altro ancora dice: l'opposizione dell'opposizione solo in Italia. Certo, l'opposizione, qual è il ruolo dell'opposizione secondo te, Fabio? In un governo, è in un Parlamento, quindi in una qualsiasi assemblea. Come a Roma. Ma il ruolo dell'opposizione è quello, l'opposizione è sempre pro tempore, perché oggi io sono tua opposizione o viceversa. Il ruolo dell'opposizione dovrebbe essere quello di tenere alto. Ce l'ha un ruolo anche, certo, l'opposizione, l'opposizione deve avere il ruolo di tenere alta l'attenzione sul comportamento di chi in quel momento ha la maggioranza per governare, perché tu hai avuto un mandato e stai governando, ma potresti fare delle cose contrarie al paese, contrarie all'interesse pubblico, contrarie al mandato che hai ricevuto, anche alle promesse che tu hai fatto elettorali, e l'opposizione deve star lì a vigilare, ma deve avere anche la possibilità di avere un'interfaccia pubblica per pubblicare la propria opposizione. Qui casca l'asino dei mezzi di informazione, della comunicazione, che in genere sono sempre sbilanciate dal governo di turno, o in questo caso, come sta accadendo negli ultimi anni, negli ultimi decenni soprattutto, e non è più neanche i mezzi pubblici e i giornali, che noi chiamiamo ormai rotocalchi, no, non sono più neanche nelle mani del governo, sono nelle mani delle grandi multinazionali del potere, e quindi sono anche sfuggite. Una volta, sai, si diceva una rete alla DC, una rete al PC, una rete alla PSI, no? Ti ricordi il periodo, no? Degli anni 70-80, il manuale Cencelli. Ecco, quello, pur se riprovevole, aveva un barlume di democrazia. Cioè, ci sono delle forze importanti e diamo le reti di comunicazione un po' per uno. È una cosa riprovevole, perché poi sono nate anche le televisioni libere, quindi quelle diciamo al di là di quelle di Stato pubbliche, e quindi questa cosa è venuta meno. Però quello aveva un barlume. Oggi non è più così, perché tutte le emittenti radiotelevisive importanti sono state ricomprate da chi detiene il potere internazionale, e quindi non è più neanche nelle mani del governo quello che appare sui giornali, e questo è il problema. Quindi le opposizioni oggi sono monche della comunicazione. A questo dovremmo provvedere noi, e stiamo lavorando per questo. Abbiamo un ospite. Sì, sentiamo. Francesco Amodeo, che viene a trovarci, autore della Matrix Europea. Francesco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno Francesco. Tra l'altro sappiamo che la Matrix ha un update in questi giorni. Sì, ho fatto un aggiornamento al 2019 per aggiungere alcune cose importantissime, tipo le motivazioni che hanno spinto il cartello finanziario a convocare Renzi nel 2019 al Bilderberg, i nuovi eletti in Unione Europea, da dove provengono, dove sono stati scelti, con prove alla mano, quindi un po' di aggiornamenti doverosi per un libro che è attualissimo, ma era comunque del 2014. Ecco. Francesco, ti abbiamo chiamato perché? Perché noi stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori cosa hanno capito di quello che sta accadendo, sia delle ragioni di chi è al governo, sia delle ragioni di chi lo sta opponendo in questo momento, cioè la destra, e sia anche le ragioni, se esistono, di vari gruppi anche spontanei, come questi nuovi pesciolini che si stanno affacciando, e che prima, rispetto a quello che si dicevano, criticavamo i girotondini che si sono sciolti come neve al sole, e noi crediamo che questi si sciolgano come una medicina nell'acqua, cioè ancora più rapidamente, se non hanno un vero programma. E questi sono, diciamo, gli argomenti di questi giorni. C'è l'Ilva ancora, che è la classica dimostrazione del fatto che, e qui sarebbe un discorso complesso, ecco, proprio con Francesco mi piacerebbe fare, ma magari la prossima settimana, Francesco, parleremo dell'Ilva e di quello che sta accadendo anche all'industria italiana, distrutta completamente. Noi abbiamo il simbolo dell'industria addirittura nel marchio della Repubblica Italiana, in mezzo c'è un ingranaggio che è il simbolo, proprio nello stemma della Repubblica, quello è un ingranaggio che è il simbolo sia della siderurgia che della meccanica, che dell'industria automobilistica, meccanica, siderurgica italiana, che è stato un fiore all'occhiello, un'eccellenza mondiale per anni, e che oggi ormai ci ritroviamo. Ma
Io dico anche ai magistrati che adesso indagano sull'eventuale sottrazione, ma voi pensavate che davate un'azienda italiana, fiore all'occhiello, eccellenza eccetera, ai francesi e agli indiani, e quelli non si portavano via le chiavi di casa la prima cosa che facevano? Allora, io... questo noi l'abbiamo denunciato sul Radio Radio prima dei magistrati. Ma sì. Veramente, guarda, però qui ci apriamo un capitolo a parte. Il capitolo... C'è bastato capire la provenienza di Mittal come direttore di Goldman Sachs, che è la banca che dal 92 prova a deindustrializzare in tutti i modi il nostro paese. Quindi noi l'abbiamo denunciato su Radio Radio molto prima dei magistrati. Esatto, ma insomma ma a me fa ridere. Infatti, guarda, su questo ci torniamo, Francesco, la prossima settimana. Ci dedichiamo proprio una mezz'ora, perché poi spiegheremo anche alcune altre cose importanti che non ci raccontano. Ma io dico, no, ma adesso arrivano i magistrati e dicono, ah beh, mandiamo la Guardia di Finanza, giusto, avete fatto benissimo a vedere se per caso hanno depauperato la... Ma voi pensavate che questi arrivavano e lasciavano tutto bello, carino? Diceva, ma è ovvio che la prima cosa che hanno... Ma guardate, vi dico come andrà a finire? Nulla di fatto, perché tanto questi avranno fatto le cose bene. Ma ti pensi che questi sono così scemi da fare una cosa che poi rischiano... Ma dai, su... Ma tanto tu sai bene che quando si acquista un'azienda si chiede una due diligence. Con quella due diligence loro hanno già acquisito tutta la lista dei fornitori, dei clienti, di tutto, sanno già tutto, dei materiali, del know-how. Ormai basta che se lo vanno a produrre dove spendono di meno, e hanno già tutto in mano quello che gli serve. A loro interessavano i dati, a loro gli interessava il database, sapere i fornitori, i clienti, le modalità eccetera eccetera. Adesso loro se lo vanno a fare, come dice giustamente Francesco, dove gli conviene di più. E adesso qui lasceranno tutto, le ceneri nelle mani, ecco, questa magistratura indaga, perizie, controperizie, spenderemo noi, il paese Italia spenderà delle somme spropositate solo per le cause, i processi, le cose eccetera, che poi alla fine non porteranno a nulla. Perché che abbiano depauperato è ipotizzabile, anzi direi che è abbastanza credibile, anzi direi che se non l'hanno fatto sono scemi, perché allora che sono venuti a fare? Cioè arriva uno, mette i miliardi così per farci un favore. Ma anche se avesse funzionato, tu pensi che arriva uno dalla Francia e dall'India, viene qua a portare i soldi a noi, investirà 10 per guadagnare 20 e quei soldi se li porta a casa sua, mica li lascia qua, ma che scemo. Ma mica è un filantropo che arriva. È chiaro che tu dai incarico a uno. Ma io veramente vado al manicomio. E poi, ragazzi, la verità ci fa capire che le aziende, lasciatele a chi le sa fare. Lasciatele a chi le sa fare. Dice, ma i Riva hanno fatto casino in merito all'inquinamento ambientale. Bene, tu intervieni come Stato, intervieni tu. Ma intervieni insieme, no? Che prendi, l'arresti, chiudi, fallisce, tutti a casa, arriva un altro. No, intervieni con un modo differente. Perché siamo tutti preda di questa ossessione nel far vedere a tutti che noi arriviamo e facciamo le cose migliori. Ma c'è una differenza, che mentre quelli lo sapevano fare quel lavoro e avrebbero lasciato, dopo tu li puoi commissariare, li puoi fermare, li puoi... Dici, ah, hai fatto il cattivone, vabbè, tutto sulle manine, una bella multa, un qualcosa, eccetera, eccetera. Ma non che tu prendi e sbatti fuori. È come se domani mattina qui noi siamo un gruppo di 30, 40, 50 persone, anzi di più, anche di più, e ci dicono, guarda, arrivo io perché, che ne so, hai buttato la carta nel cestino dell'indifferenziata, non lo dovevi fare e quindi hai inquinato, boom, via tutto, commissario tutti a casa, arrestati tutti a casa. E poi che arriva qualcuno, ma che fai? Fallisci dopo domani, tutti a casa sicuramente, perdi per... E quindi ora... Nel nostro picco, ma lì c'è un'acciaieria, c'è un sistema importante, decine di migliaia di persone occupate, cacci via chi lo sa fare per far mettere chi non lo sa fare, e poi peggio ancora per far mettere un concorrente straniero con delle regole che poi disattendi per permettergli di tenerti per le palle. Ma insomma, io dico veramente l'incapacità. Francesco, scusa, mi hanno rubato qualche... Guarda che l'altro giorno sul Mattino, 3 giorni fa, leggevo che addirittura il giornalista si chiedeva come mai Mittal avesse deciso di adottare un metodo di spegnimento dell'alto forno che avrebbe comportato in futuro il doppio del tempo e il doppio della spesa per riaccenderlo.
e il giornalista si domandava: ma come mai non usa il sistema tradizionale? Ma guarda, ma dai, ma sei proprio furbo, ma prova a dire. Francesco, andiamo al dunque, perché abbiamo i tempi veramente purtroppo ristretti oggi, ma fin da oggi ci mettiamo d'accordo per la prossima settimana, ci diamo più tempo, ti diamo più tempo per parlare delle cose importanti dove tu sei veramente molto preparato e dove stai conducendo delle inchieste interessantissime, quindi ti chiederemo maggiore. Oggi ti ho chiamato proprio per chiederti come funziona il MES, perché il MES è un altro degli scandali internazionali e che rischia di farci male. Assolutamente. Ecco, allora. Usa una capacità di sintesi e anche chiarezza per spiegare a chi ci sta ascoltando e che non ne sa nulla di questi acronimi, di queste parolacce, cos'è il MES, a cosa dovrebbe servire e qual è invece il pericolo per il nostro paese. Cerchiamo anche di capire prima di tutto che il MES non nasce oggi. Io nel 2013 inserivo nel primo libro inchiesta un capitolo dal titolo La truffa del fondo salvastati, e nel 2014 piazzavo una tenda da campeggio fuori Mediaset per invitare i giornalisti d'inchiesta a trattare quel tema prima che fosse troppo tardi. Addirittura gli lanciavo i documenti in macchina, come si vede in quel video che ha avuto 5 milioni di visualizzazioni dal titolo proprio Bilderberg e MES, il servizio che le Iene non hanno voluto fare. Ed eravamo nel 2014. La regia lo sta cercando, vedrai che fra poco ce lo farà vedere. Perché noi sentiamo oggi dire che si sta trasformando il MES in un fondo ammazzastati. No, cari amici, oggi qualcuno si sta svegliando, ma il MES è nato come un fondo ammazzastati ed è stato alimentato anche da noi sempre come fondo ammazzastati. Tutto il resto sono al massimo programmi elettorali. Quindi non solo va fermata la riforma, ma va fermato il MES nel suo impianto originale, che nasce nel 2011. Ora cerchiamo di capire brevemente di che si tratta, quindi con un linguaggio molto molto semplice. Userò qualche metafora. Ci dicono che il MES è un fondo dove depositare dei soldi, così in caso di forte crisi del debito, quando i mercati si rifiutano di finanziarci, interviene il MES e ci salva. Oh, chi li deposita questi soldi? Detto così, fantastico, perché sembra un salvadanaio, no? Come quello che abbiamo in casa. Mettiamo dentro qualche risparmio, se arriva il momento che dobbiamo fare qualcosa e la banca non ci accorda il prestito, li prendiamo dal salvadanaio. Magari, invece, analizziamo la verità. Abbiamo innanzitutto sottoscritto per 125 miliardi di euro come contribuzione. Ne abbiamo già dati 16 proprio al MES, perché diventano 50 se consideriamo i fondi precedenti, cioè quelli assorbiti dal MES. Quindi noi diciamo di non avere i 3 miliardi, per esempio in questi giorni, per salvare l'ILVA e quindi quasi 20.000 posti di lavoro, o i 4 miliardi che servivano per il reddito di cittadinanza, però ne abbiamo dati 16 in un salvadanaio europeo, un po' come se un padre di famiglia non avesse i soldi per dare da mangiare ai propri figli, ma inserisse 1.000 euro in un salvadanaio perché dice: vabbè, in futuro non si può mai sapere, e intanto i figli gli muoiono di fame. Secondo punto, qualcuno dice: vabbè, però se poi ci dovessero servire, bene, se ci dovessero servire non ne possiamo richiedere la restituzione, ma diventa un prestito. Quindi altra metafora, come se io vado in banca perché ho bisogno di 1.000 euro che ho depositato e la banca mi risponde: se li vuoi devi accendere un prestito di 1.000 euro. Ma non solo, per attingere da quel fondo abbiamo delle condizionalità, ossia dobbiamo cedere sovranità, dobbiamo accettare che la nostra politica economica venga commissariata e a manovrare l'economia quindi siano altri personaggi a noi del tutto sconosciuti, come già avviene. Però di chi parliamo nello specifico? Altri personaggi italiani? No. Bene, allora direte voi, altri personaggi dell'Unione Europea? No. Il MES è svincolato da ogni controllo, non è neanche un'istituzione dell'Unione Europea. Bene, direte voi, ma immagino che se hanno scelto delle persone a gestire 700 miliardi di euro, li abbiano selezionati dai chierichetti delle parrocchie, da persone che si sono in passato distinte per la loro onestà. Assolutamente no. Infatti li hanno resi intoccabili. Quindi chi gestisce il MES non può essere indagato, gli uffici non possono essere perquisiti, i computer del MES non possono essere perquisiti. Hanno la sede a Lussemburgo, mi sembra, non sbaglio. Non devono dare conto a nessuno, quindi un golpe finanziario in piena regola.
Oggi vogliono semplicemente modificare queste condizionalità per renderle più stringenti, quindi vogliono attingere dai soldi degli italiani, ma come già hanno fatto fino ad oggi, perché ora vedo tanti politici che si indignano, ma io nel 2014 portai in TV a Canale Italia un giornale, ci sono le immagini, e dicevo: guardate che a pagina 2 è scritto che l'ESA non riesce a trovare 1 miliardo per il lavoro ai giovani, a pagina 11 è scritto che abbiamo appena dato 3,4 miliardi al meccanismo europeo di stabilità. Follia totale, però nessuno si indignava davanti a un giornale del genere, dove a pagina 2 si pubblicizzavano il miliardo per il lavoro ai giovani e a pagina 3,5 ti confessavano di aver dato i soldi al MES, che poi ingannevolmente il giornalista chiamò ISM, perché è ovviamente l'acronimo in inglese, però per buttare fumo negli occhi e non far capire agli italiani quello che stava accadendo. Quindi questo è il meccanismo europeo di stabilità, un golpe finanziario in piena regola, ma nato nel 2011, quindi non un fondo nato per salvare gli stati che oggi vogliono trasformare con la riforma in un fondo ammazza stati. È nato così, questa è la sua natura e bisogna dire le cose per quelle che sono. Esatto. No, sei stato chiarissimo, sei stato anche molto sintetico, esatto. Quindi, allora, ricapitolando, che cosa accade? Accade che esiste una sorta di società, chiamiamola così, ente, governo ombra, io lo chiamerei, sì, che ha la sede in Lussemburgo e per legge e anche per sede, per luogo dove si trova, non può essere indagato, visitato, i registri non si guardano, cioè una sorta di storia segretissima chiusa intorno a quei pochissimi che lo possono governare. È così? Se dico una scemenza tu mi interrompi, per favore. Una totale immunità all'interno di un'organizzazione che riceve denaro dagli stati, fra cui l'Italia. 700 miliardi. Quanti? In tutto. 700 miliardi gestisce il MES. E l'Italia quanti gliene dà? L'Italia ha sottoscritto per 125. Al momento ne ha già dati 16. 16, ok. In tutto ne ha dati fino ad oggi 16. Se parliamo solo del MES, sì, però il MES ha assorbito dei fondi precedenti a cui l'Italia aveva già dato altri 40 miliardi. Quindi totale, 56. Nei fondi salvati abbiamo dato sì quasi 60 miliardi. 56 miliardi. Quindi l'Italia è un contributore ovviamente obbligato di questa organizzazione, che è come fosse una banca, no? Prende dei soldi, ma una banca però intoccabile, che sta fuori da tutto, che probabilmente avrà dirigenti strapagati, chissà quanti soldi. Poi qui parlano dei tangenti a tizio, ma per favore, ancora si parla dei tangentini, qui parliamo di miliardi che ruotano, girano, se non serve. Creiamo il MES e ci mettiamo a dirigerlo 20-30 persone ai quali diamo stipendi da favola, parliamo di milioni. E quelli che sono, ma se non sono tangenti quelle, regolari però, paghiamo pure i contributi. Quindi, come si dice, cornuti e coglionati si dice a Roma, no? Per passatemi l'espressione locale. Però quelle non sono mica tangenti, sono stipendi. Noi abbiamo trasformato la tangente in stipendio e abbiamo risolto il problema, così manca più un reato. Detto questo, quindi prendiamo questi soldi e stanno lì. Quindi io ho messo dei soldi, diciamo 16 più 50 più 40, 56, ho messo questi soldi in questo fondo. Dice: oh, porca miseria, oggi mi servono i soldi perché c'è un problema. Potete ridarmi, che ne so, 2-3 di quei miliardi che io vi ho dato, perché io ho un problema, visto che il fondo è salvastato e io ho dei problemi. Me li potete dare per favore? Perché mi servono? Ah, no, aspetta. Per darti questi soldi tu mi devi dare una fideiussione. Oppure mi devi dare la possibilità di gestire alcuni dei tuoi beni. E cioè, come? Io te ne ho dati 16? Sai cosa ti rispondono? Ti dicono, non devi trovarti in procedura di infrazione. Devi avere da 2 anni un deficit sotto il 3% e un debito pubblico sotto al 60%. In pratica noi siamo esclusi già a prescindere. Continuiamo a vessare, capito? Vedi Francesco, con questa logica sarebbe escluso pure il Giappone, la Cina, tutti i paesi che invece stanno benissimo e che ci si stanno ricomprando a tutti. Cioè quelli col deficit che fanno e con lo stampano denaro ovviamente, avranno anche una leggera inflazione, ma sta nel gioco, stanno comprando il mondo.
ci staranno imponendo il 5G di qui a breve, del quale abbiamo parlato prima che tu intervenissi. È una cosa anche quella gravissima, perché il 5G, cioè, hanno ricomprato le frequenze delle televisioni libere, ma vi rendete conto? Cioè, una cosa, ecco, diciamo prima con Mario Tozzi, qui bisognerà intervenire adesso a gamba tesa, perché sta storia non può passare. Anche se in realtà è già passata, ma è ovvio che ci sono gli strumenti per dire aspettate un attimo, però quelli ci si ricomprano con e noi invece dobbiamo dire no, non lo potete fare perché se no i soldi che ci avete dato non ve li possiamo ridare, ma come sono i nostri, ma allora tanto vale, scusami, ma tanto vale non darglieli allora, tanto vale cancellare questa scemenza. Pensa che se non glieli avessimo dati avremmo avuto 56 miliardi in più in tasca oggi. Che cancellerebbero praticamente finanziarie, cose, eccetera. O sbaglio, Francesco? Ma assolutamente, ma se tu domani decidi di non pagare più le future rate del MES, puoi salvare l'ILVA domani mattina. Cioè, la prossima rata dai 3 miliardi sono quelli che ti servono per salvare l'ILVA, l'ILVA è 20.000 posti di lavoro. Invece li stiamo mettendo in un fondo dove già sappiamo di non poter mai attingere, perché non riusciremo mai ad avere quelle caratteristiche che il fondo ci richiede per poterci ridare quei soldi. Quindi è follia pura quando mi dicono non ci sono i soldi per salvare l'ILVA. No, ce li hai, li darei al MES come prossima rata. Mamma follia. Francesco, noi dobbiamo fermarci. Esatto, vedo che il tuo omonimo mi sta facendo gesti. Beh, il giusti. Momento, è l'ora. Francesco, è l'ora. Oggi abbiamo fatto un po' tardi, lo sapevamo che avevamo pochi minuti, ce l'avevamo già detto prima. Però la prossima settimana promettiamo al nostro pubblico di avere un incontro più lungo, dove potremo raccontare meglio queste ed altre cose, e anche raccontare quello che sta accadendo e le tue inchieste, i tuoi libri straordinari, che noi ci auguriamo la gente compri non soltanto per aiutare chi sta lavorando seriamente per noi, ma anche e soprattutto per informarsi, per capire un po' di più. Grazie Francesco. Grazie Amodeo. A voi, grazie a tutti. La grazie Matrix Francesco. Europea. Allora, attenzione, torniamo tra poco. Vi do un paio di suggerimenti per fare un regalo a voi stessi.